Poi ha preso altre strade, Tony Renis, ha scoperto Nicca Costa, è entrato in combutta, è diventato il confidente di Julio Iglesias, del resto lui con quella faccia di Julio può fare quello che vuole, e adesso però ha cambiato tutto di nuovo. Vediamolo com'è Tony Renis adesso. Vorrei vedere un altro al posto mio. A me lo dici? Io vorrei vedere un altro al posto non mio, so guarda. Se anch'io voglio vedere qualcun altro al posto mio. Anzi, già che ci siamo, vengo via con te, caro Dario Salvatori. Mi ospiti? Non è omologata per dire questo, guarda. Questo mai che potesse succedere. Per ciao! Perché è ingloriosa, controllo per due. Dario Salvatori! Pubblicità. E adesso ancora musica e con un giovane ma grande cantautore che fa un tipo di musica sofisticato e nello stesso tempo sorridente. Insomma, signori a canzonissime, Sergio Caputo. Grazie. Grazie Loretta e ciao a tutti. Al quale ho rubato una canzone per metterla nel mio album, ma non solo, gli ho anche chiesto, la vuoi cantare con me? Mi farebbe un immenso piacere. E io accettai, tanto è vero che poi, tra l'altro, tu hai scelto una delle canzoni che io amo di più di quelle che ho scritto io. Questo mi fa pensare che tu creda un po' nei marziani, ci credi? Sì, negli extraterrestri, dici? Ecco. Caspita, caspita. Speriamo che arrivino, bene o male, prima o poi. Tutto perché sommato tutti sono... potrebbero portare una ventata, che ne so, di bontà, eh? Chi lo sa, però perlomeno novità, perché questa terra così rotonda, così... Tutto sommato, io e Caputo ci siamo stufati. A parte gli scherzi, io dico che dopo una banda e dopo un mitico trio, un duetto ci sta bene. Senz'altro. Loretta Goggi. Sergio Caputo nell'Astronave. L'hai vista tu, la luna a mare chiaro, l'ho vista sì, e abbiamo pure chiacchierato, di sexy sciocco, di amori d'alto mare, e altre quisquilie di cultura generale. Sognavo anch'io, ma erano sogni dispersi, ossi di seppia, tumbe, piccoli sportivi, l'utente medio aveva in casa ad aspettare l'astronave, l'astronave che arriva. Sembra amica, ma però non si ferma qui. Disegna un arcobaleno che sembra vero, poi scappa in direzione Andy. Questo genere umano sembra vano, ma la logica ci sarà. Ti seguirò, che altro ti serve di sapere? Verrò con te, dovessi farlo di mestiere. Lungo le spiagge primordiali a commentare. Ma guarda un po' com'è moderna l'astronave, l'astronave. Bye.
E adesso ancora swing. È tempo di Giovanni Tommaso e della grande orchestra dell'Hamburger Serenade. Serenade Hamburger era un'occasione da non perdere. È vero, ma solo per questo? No, anche perché un brano di Glenn Miller, che è uno dei grandi eroi dello swing, un eroe della musica del dopoguerra. Ce lo ricordiamo tutti poi. Certo. Senti Giovanni, è giunto il momento di riproporre tre grandi hits CGD a tempo di swing insieme, naturalmente anche all'Hamburger Serenade. Ci affidiamo al caso come l'altra volta, lasciamo decidere al nostro disco magico. E così sceglierà per noi, vediamo, Magic Pickup, cosa? E la luna bussò, e la luna bussò, è il primo successo CGD che riproponiamo, una canzone di Loredana Bertè, non so quante settimane, ne farei 21 mi sembra. Il secondo brano che sceglierà per noi, quanti, I'll Never Love This Way Again, un successo mondiale direi, di John Warwick, anche sia di Whitney Houston, una famiglia piena di talenti. Terzo brano, terza canzone, vediamo, Gloria, 6 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, due interpretazioni, quella dell'autore Tozzi e di Laura Branigan. Siete pronti professori con gli arrangiamenti? Quanto lavorate? Maestro, a te. Alle porte del buio, fammi entrare, lui rispose di no.
disse non c'è più tempo. E quindi spalancò le finestre del tempo e se ne andò. Non cercare un po' più d'acqua, che cosa da fare. Amici del mondo della musica che sono venuti a trovarci, la platea stasera è davvero irresistibile. Cominciamo con Eleonora Brigliadori. Ciao Eleonora, ben arrivata. Grazie, salve a tutti. Eleonora, c'è una domanda a questo punto del programma che è proprio fissa, è una curiosità che abbiamo tutti, perché penso che tutti noi abbiamo legato ad una canzone un momento particolare della nostra vita, un ricordo, il primo bacio, non so, una cosa così. Tu ce l'hai una canzone che ti è rimasta dentro?
Io ho visto che le canzoni scattano di qualità quando le ascolti in un momento particolare. Per me è una canzone particolare legata a un brivido, a un viaggio, la notte, emozioni, affari spenti, una cosa del genere. Bella. Un po' di paura, ma... Lucio Battisti? Sì, giusto. Benissimo, grazie Eleonora. Grazie. Poi progetti? Progetti, presto ritornerò in teatro. Teatro? E forse ci vedremo anche in televisione, però sai, queste cose... Porta male, bisogna fare tutte le cose scaramantiche. Sì, sì. Bocca al lupo si può dire, però, porta bene. Bocca al lupo a Eleonora Brigliadori. Grazie. Ed ora... un grande ed affascinante attore, Massimo Girotti. Massimo Girotti, una canzone legata a un momento della sua vita, o professionale o umana. Ma io non ho una canzone del cuore, no? Non ho cioè una canzone precisa nella mia memoria, forse ho il ricordo di un'emozione molto bello, precisa. Sì. Parigi, in un concerto della Edith Piaf, quando lei ha intonato il Rien de Rien, ecco, per me è stato veramente una grande brivido, emozione, tutto al cuore. Un brivido nella schiena. Grazie, grazie Massimo Girotti. La bellissima Gabriella Farinon, grazie, che pur avendo deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a tante altre cose, ce l'avrà una parte di lei legata al mondo della musica ancora? Ha presentato tanti Sanremo, tanti San Vincent, una come canzone, no, del cuore, come no, l'immensità. Ah, è legata un contenuto che ti ha colpito in questa canzone o la musica? Diciamo, questa canzone mi ricorda un anno particolare, che è il 1967, dell'anno che ho dovuto un po' decidere, quello di smettere di fare l'annunciatrice, sono passata ad altre cose. Questo, sai, ogni goccia che cadrà, sì, un nuovo fiore, nascerà. Ecco, io ho sperato sempre che nascesse un nuovo fiore, quindi è lì ed che è legato al cuore. È una vita bellissima, intensissima, e ci auguriamo ancora tanta felicità. Grazie. Grazie. Senti Loretta, un'altra cosa volevo dire, legata, sì, al fiore. Vediamo. Volevo ricordare che è una cosa umana, possiamo parlare un secondo, che il giorno 10 maggio in tutte le piazze d'Italia si venderà un fiore per la ricerca, il regalo per la mamma che andrà a favore della ricerca sul cancro. Benissimo, grazie. Ogni tanto queste iniziative vale la pena di ricordarle. Signore e signori, la simpatia fatta persona, Carlo D'Apporto. Carlo D'Apporto. Carlo D'Apporto, una canzone legata a un momento della sua vita? Ma ce ne sono parecchie. Meno male. Ce n'è una, e beh, tante. Meno male, tanti momenti, tante canzoni. Ce n'è una bellissima che scrisse Michele Galdieri, quando recitava appunto le commedie di Michele Galdieri, che hai fatto stasera. Da quanto tempo non offrite un fiore a vostra moglie, fatelo stasera, eccetera, eccetera. Poi c'è una bellissima che ho nel cuore, di Garinei Giovannini Kramer, è intitolata Ho il cuore in paradiso. Che bella. Ve l'accenno? Eh sì, ce l'accenni, via. Oggi mi sento miliardario perché ho il cuore in paradiso. Grazie. Approfitto. Grazie. Grazie. Voglio approfittare appunto di queste magnifiche commedie musicali di Galdieri, di Garinei Giovannini, di Bracchi e Danzi, sì, eccetera, sì, per fare i complimenti a un partecipante a questi grandi spettacoli. Allora faceva il ballerino, era tuttora un bel ragazzo, Gianni Brezza. Grazie. Ha debuttato con lei. Ha debuttato con me, Gianni, magnifico ballerino, tombeur de femme, conquistatore. Non lo diciamo qui. Beh, una cosa troppo... beh, insomma, molto piacevole alle femme. Simpatico, e oggi, signori, da boys, diciamo da ballerino, è divenuto regista televisivo. Facciamo un grande applauso. Grazie.
Grazie Carlo. Tutti gli auguri più belli. Grazie. Bene. Grazie molte a Carlo D'Apporto. Un'altra ospite graditissima, colei che ha scritto per noi, per il nostro cinema, le pagine più belle, da Ladri di biciclette a Morte a Venezia, signori Suso Cecchi D'Amico. Non Morte a Venezia, ma... puoi chiedermi una canzone, perché non ce ne una, sono troppe. Troppe. Ma un pezzo straniero però lo ama, perché me l'ha detto poco fa. E diciamolo. Sempre Night and Day, Stormy Weather, fu un gran momento. Ehi là. Quindi Night and Day per la nostra Suso Cecchi D'Amico. Bravo Night and Day. Grazie, grazie, benvenuta. E buon divertimento, spero. È il momento di un grande poeta, Raffaele Alberti. Volevo sapere, io mi scuso con la signora, ecco, lo vuole tenere lei il microfono? Ecco, così almeno non faccio ombra e non do fastidio a nessuno. Ce l'ha una canzone del cuore, Raffaele Alberti? Guarda, io parlo in italiano, l'ho dimenticato, io è stato tanti anni in Italia, però in Spagna l'ho... E mi dispiace che non sono la Carrà, io con lo spagnolo sono un po' l'offietta, però cercherò di... No, gli ho detto, quando mi hanno demandato, gli hanno detto una canzone, ho detto tutta una opera, ho detto il flauto magico. Ah, bellissima, che per me di è una meravigliosa. È una successione, no, di canzoni, una meraviglia, credo che l'opera è la più straordinaria del mondo. Grazie, grazie Raffaele Alberti. Grazie molte. E adesso, dopo tanti titoli di canzoni accennati, torniamo a fare della musica nel senso proprio più bello, più largo del termine, con un grande cantautore che ha siglato tanti successi a livello internazionale, mondiale. Stasera si esibisce in una fantasia, così avremo modo di sentire tanti suoi brani di successo. Umberto Tozzi! Luce del mattino e grida di operai sul dito maggiolino, è primavera ormai, e apro le finestre, il glicine è già qui, il mondo si riveste come ogni lunedì, e l'orizzonte libero come un amante che fa il grande senza accorgersi che prigioniero è. Dimentica, dimentica che il dispiacere scivola, la mia paura è vivere, uscire a mare e ridere e non volare adesso giù, perché accanto a me non ci sei più. Ma dormi ancora un po', io ritorno.
come ho detto, no, devo venire anch'io perché io ho delle domande da fare, insomma. Quindi vi scambiate tra di voi questa intervista e io faccio Morandi, quella che sta zitta. Ci sono delle cose che è giusto che l'Italia sappia. Sì. Per esempio. Fondamentali. Dopo la nostra esperienza con Umberto, un nostro comune amico. Che sarei io? Io faccio che Morandi, sarei, ragazzi. Esatto. Umberto, onda, ma... Umberto mi ha portato all'estero. Ah. Allora andiamo in Francia, Tozzi, Monsieur Tozzi, io subito vicino, sono suo amico. Germania, eccetera. E a Tozzi. Allora, io non sono un competitivo, però a un certo punto certe cose nascono proprio dal cuore. Allora vorrei sapere da Umberto com'è la faccenda, come si fa a andare a Düsseldorf ed essere riconosciuti, a Parigi, come si fa ad essere famosi così? A parte che non lo so, se lo sapessi proprio a te te lo vengo a dire. Sì, sarebbe un po'... Hai capito? La siamo amicizia, molto... Diciamoci tutto, un rapporto siamo aperto. Amici. Approfitti. Mi aveva detto vieni a Sanremo, siamo amici. Sì, sì, amici. Adesso tu hai qualche invece curiosità. Sì, volevo chiedere a lui, come fai tu a scrivere tutte le canzoni per queste grandi cantanti italiane? Cosa? Cioè questo fascino. No. Come riesci a scrivere per donne e tante diverse come personalità? Ma io ho passato molti anni della mia vita a rincorrere le donne. Allora per sopravvivenza, non essendo un bello come lui, per sopravvivere ho dovuto cercare di capire dei meccanismi. Generalmente non ci riesco, poi ogni tanto con la penna ci riesco. Smettila, adesso you're fishing for compliments proprio, eh? Sì, senti, adesso noi ti lasciamo, è il momento di lasciare solo, anzi no, visto che lui corre sempre dietro le donne, guardate, si fa accompagnare da una pianista che è una delizia. Quindi Stefania lasciamo... Schiavone. Eccola. Stefania. È pronta? E noi lasciamo il microfono a Enrico Ruggeri che ci fa sentire un altro spicchio di bella musica. Dai, forza. È bella. Ciao. Vanno via. E non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli, e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente, e nelle stanze trovo solo luci. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena. È lei che viene spesso a notte fonda, cambia sempre cavaliere e mi parla soltanto quando chiede da bere. Ma la porterò via e lei mi seguirà, prenoterò le camere in tutte le città, la porterò lontano per non lasciarla più, la porterò nel vento e se possibile più su, e quando ci sorprenderà l'inverno sarò più portiere in questo albergo. Grazie.
sapeste che male quando la vedo entrare, non la posso guardare senza immaginare, ma è lei che non immagina per niente cosa darei per esserle presente. Lei non vede, e allora parlo piano, con la sua forma in un asciugamano. Ma la porterò via, non l'abbandonerò, renderò partecipe di tutto ciò che ho, la porterò lontano per non lasciarla mai, e mi dirà ti voglio per quello che mi dai, e quando insieme prenderemo il largo più portiere in questo albergo, e insieme dentro al buio che ci inghiotte non sarò più il portiere della notte. Di grande atmosfera, grazie Enrico, bellissimo, bravo, brava Stefania, grazie. Grazie. Tutti con la pelle d'oca, eh? Bellissimo.